Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Romanista SPQR. Oggi siamo qui per parlare del terzo acquisto della Roma, che è quasi ufficiale, quindi di Shomurodov che passa dal Genoa alla Roma. So che non ho portato il video di Mattia Svigna, che è comunque il secondo acquisto che fa la Roma, che ha fatto la Roma, anche se non è ancora ufficiale. Il giocatore si allena a Roma, sta facendo la quarantena di 10 giorni, manca da limare qualche piccolo particolare con il Palmeiras. Comunque dico cosa ne penso in generale di Vigna. È un giocatore che a me piace, è un giocatore che nel giro della nazionale uruguayana, quindi l'uruguaggio, ha giocato nel Palmeiras, perché lo compriamo da lì, ha vinto una Coppa Libertadores da protagonista, uno dei migliori prospetti e terzini sinistri del Sud America, e quindi per me è un acquisto che promuovo al 100%. È un giocatore che comunque per me viene qua per mettere una toppa per Spinazzola. Però io lo vedo anche un colpo in prospettiva, perché è un classe 97, ha 23 anni, ne compierà 24 a breve, e secondo me sarà un'ottima alternativa valida per sostituire Spinazzola. E secondo me, quando rientrerà Spinazzola, secondo me loro si alterneranno il posto, perché io vedo veramente bene questo Mattia Svigna del Palmeiras. Seconda cosa, ora parliamo di Shomurodov. Ho letto tante cose ieri su Shomurodov, sono uno degli ultimi a fare il video. Peccato, però scherzi a parte, dico cosa ne penso io del calciatore uzbeko che viene soprannominato in patria il Messi uzbeko. È un giocatore che a me particolarmente, quando ho letto la notizia in sé, ho detto, non è che ho saltato dalla gioia, dalla sedia, oh prendiamo Shomurodov dal Genoa. Però poi, andando un attimo a documentare, a vedermi un po' le caratteristiche tecniche del giocatore, ho detto, non è male. Ok che il giocatore viene pagato tanto, perché è classe 95, ha 26 anni, non è giovane, non è giovanissimo, non è vecchio, ma è un giocatore che ci sta sull'età, nel pieno della carriera. Ha un'ottima media realizzativa con la nazionale dell'Uzbekistan, che comunque non è facile segnare in quella nazionale. Comunque mi sembra ha fatto anche una Coppa d'Asia molto importante. Ma qui partiamo da quello che penso, che è un giocatore sì che lo fai a pagare tanto, che lo paghi 2 milioni di prestito, più 15 col obbligo di riscatto, più 2,5 di bonus, più 15-20% sulla futura rivendita, quindi è una buona cifra. Però io penso una cosa, che se il giocatore viene pagato tanto così, vuol dire che la Roma lo vuole, e a parte che la Roma lo vuole, è che il giocatore è forte e Mourinho ci punta tanto, perché io non penso mai che Pinto va là al Genova e prende un giocatore che a Mourinho non piace, cioè non ci credo mai. Quindi è un giocatore scelto da Mourinho. E io dico una cosa, Shomurodov, se lo vuole Mourinho, lo voglio anche io, perché dobbiamo andare da questo presupposto. Sento lamentele, non è buono. Ragazzi, fiducia a Mourinho, abbiamo preso Mourinho, tutti si aspettavano i grandi nomi. Calma, siamo una delle poche squadre che sta facendo mercato in Italia, perché la Lazio non ha fatto mercato, ha preso Isaiah 0 e Felipe Anderson, che non gioca da 2 anni. Il Napoli 0 acquisti, l'Atalanta ha preso solamente Musso e Pezzella dal Parma, l'Inter ha preso Çalhanoğlu per sostituire Eriksen e ha preso poi nulla, ha venduto Hakimi, il Milan sta riconfermando la rosa ma ha perso Donnarumma e Çalhanoğlu. Quindi più o meno penso che la Roma è la squadra che si sta muovendo di più in Italia insieme al Milan a livello di calciomercato. Quindi la Roma sta facendo il suo. Shomurodov, se viene preso come terza punta, e se la Roma lo vuole, lo paga tanto, vuol dire o che ci abbiamo talmente tanti soldi da buttarli nel cesso, oppure il giocatore è forte e la Roma e Mourinho lo vuole tanto, perché è un giocatore che non ha caratteristiche diverse da quello che i giocatori hanno. Perché comunque è una seconda punta, può giocare in un esterno, può giocare in un attacco a due, può giocare come unica punta perché è alto 1,90 m, è un giocatore che può diventare importante, perché se la Roma lo paga così tanto e ci mettono la futura rivendita, vuol dire che se questo giocatore esplode come deve esplodere, il giocatore può valere il doppio, più del doppio del cartellino. Quindi lo potresti rivendere tra 2-3 anni a 40-45 benissimo. Queste sono le valutazioni che fa la Roma. Poi sento molti dire la Roma non può prendere Icardi, ci siete tra Icardi a Belotti e arriviamo a Shomurodov. Ragazzi, una cosa molto semplice: Icardi è un giocatore che a Roma viene per fare il titolare. Ad oggi la Roma ha puntato su Edingego perché ha un ingaggio importante, non ha tanto mercato e vuole rimanere a Roma. Quindi Icardi non viene qui a fare la terza riserva, la seconda barra terza riserva. È la stessa cosa, Dzeko, motivato, pompato, che non lo vedevo da tanto tempo, bene così, non si mette a fare il secondo Icardi dopo che lui vuole rimanere qui. Quindi Icardi
Toglietevelo dalla testa, toglietevelo dalla testa. Stessa cosa a Belotti, ma secondo voi Belotti viene a fare il secondo a Dzeko quando è primo al Torino? Cioè, non capisco, alla Roma serve un attaccante con caratteristiche diverse. Uno come Shomurodov che combatte, che lotta, e va bene, non vedo tutto questo allarmismo. Ieri ho visto la partita Roma-Porto, non ho fatto il post partita perché ero stanco, sono crollato sul letto. La Roma a me piace, ragazzi, più bassa, più corta, difesa messa bene, cioè abbiamo una fase difensiva migliore, abbiamo un portiere finalmente, c'è Smalling che è ritrovato, Mancini più concentrato, manca qualcosa a centrocampo, aspettiamo Giaga, cioè abbiamo Dzeko ritrovato, Zaniolo e Mkhitaryan, cioè comunque la rosa è forte quella della Roma, ci giochiamo le carte regola per il quarto posto, non dobbiamo pensare, dobbiamo prendere Icardi, Ramos, Ronaldo. La Roma l'ha già detto con Pinto, progetto sostenibile nel tempo, non avere un processo isolato, questo è il discorso. Calma, mancano tanto tempo, e se Mourinho è qui è perché sa cosa può fare la Roma e cosa può spendere per questo mercato, perché parliamoci chiaro che se a Mourinho non gli vanno bene questi calciatori, Mourinho alza i tacchi e se ne va via. Questo è, non è uno che è come a Fonseca o Di Francesco, se gli prendi i giocatori va bene anche se non giocano per il suo coso, sono giocatori espressi da Mourinho. Poi sento le cose, le critiche, perché abbiamo preso Shomurodov e non gioca con quei soldi. Ragazzi, Shomurodov lo paghi fra un anno, invece l'Arsenal vuole tutti i soldi cash immediatamente, 20-25 milioni di euro. Quindi bisogna aspettare, perché tanto Giaga non si allena con l'Arsenal, è in Grecia, in vacanza a rilassarsi con la moglie, l'ha finita le vacanze, si allena lì con un personal trainer, quindi calma, benvenuto Shomurodov, benvenuto Vigna, benvenuto Giaga, perché sarà un giocatore della Roma, e nulla, forza Mourinho, forza Roma, forza Friedkin, forza Pinto, forza tutti, fiducia in tutti, dai, sempre forza Roma.